Switch Pro! Ah no, 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 una Switch normale. Switch Pro! Ah no, è un Game Gear. Vabbè, ci assomiglia. Switch Pro! Ah no, un Game Boy Advance. Vabbè. Switch Pro! Poracci, benvenuti o bentornati sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai chiedersi perché. Indovinate un po', oggi si torna a parlare di Switch Pro. Del teaser del nuovo Sonic, di cui probabilmente è stato svelato il segreto, e di un nuovo modello di PlayStation 5, ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi nessuno dei miei video, e seguendomi anche su tutti gli altri social, in particolare e soprattutto su Instagram. Poi, se proprio volete darmi un aiuto concreto, c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali e i miei mini in HD, imperdibili. Iniziamo da qualche notizia al volo, anzi, partirei da delle smentite, perché no, poracci, Masahiro Sakurai non sta andando in pensione. La traduzione parziale e provvisoria dell'ultimo articolo pubblicato dal game designer su Famitsu aveva allarmato un po' tutti i fan. Sembrava infatti che il papà di Smash stesse pensando al pensionamento. In realtà non è affatto questo il succo delle sue parole, anzi, nel breve articolo, Sakurai riflette semplicemente sul senso del proprio lavoro e di come prima o poi dovrà fermarsi, ma fino a quando ne avrà la possibilità, continuerà a dare il massimo. In fondo, tutti noi conosciamo la sua etica lavorativa, no? L'unica cosa che metterà in pausa sarà la sua colonna su Famitsu, cui si dedica regolarmente dai primi anni 2000. Terminato infatti il supporto a Smash Ultimate, Sakurai ha deciso che si concentrerà unicamente sul game design. Per fortuna, nessuna pensione anticipata. Continua a delinearsi poi il calendario delle E3 e tra eventi anticipati, contromanifestazioni e annunci senza preavviso ci troviamo ormai già nel mezzo del periodo più caldo dell'anno. Abbiamo infatti già la data e l'ora delle conferenze Ubisoft e Microsoft. L'Ubisoft Forward si terrà il 12 giugno alle ore 21, mentre la stream di Microsoft, che unirà in un unico evento anche la presentazione di Bethesda, sarà il 13 giugno alle 19. Ovviamente seguiremo in live anche questi appuntamenti, proprio come è successo ieri per il Sonic Central e lo State of Play, quindi mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche e state attenti ai community post per essere sicuri di non perdervi le prossime live poracce. Ma passiamo al cuore pulsante di questo venerdì turbolento. Ovviamente mi riferisco a Switch Pro e a tutto il casino che si sta scatenando intorno. I rumor di ieri si sono infatti rimpallati ovunque e il mistero che circonda questa fantomatica revisione della console ibrida sembra potersi risolvere da un momento all'altro, tanto che anche Amazon ha dato i primi segnali di cedimento. Se il report di Bloomberg ipotizzava un reveal addirittura prima del 12 giugno e dell'apertura delle 3, la stampa internazionale ha preso alla lettera questi rumor e tutti, ma proprio tutti, hanno iniziato a rilanciare con scenari più o meno credibili che avrebbero voluto la presentazione di Switch Pro prevista addirittura per ieri o al massimo oggi. Mentre sto scrivendo e registrando questo video, in realtà non è accaduto nulla, almeno di ufficiale. Da stamattina però internet si è scatenato a seguito di alcune segnalazioni che hanno fatto notare come fosse apparsa una pagina prodotto su Amazon Messico, relativa proprio a una New Nintendo Switch Pro, sparita ovviamente in tempo record e rimpiazzata da un placeholder intitolato Dummy Asin. Con Wayback Machine è possibile controllare la veridicità della scoperta, ma poracci, la verità è che può significare tutto e niente. Saranno 2 settimane terribili, piene di rumor, speculazioni e falsi allarmi. Come ho detto ieri in live, sono convinto che vedremo la console prima del 12, ma è inutile cervellarsi per capire quando. Nintendo se ne uscirà fuori dal nulla, all'improvviso, proprio come accaduto con la Lite, e ormai manca così poco che tanto vale aspettare con pazienza. No? Tranquilli, su! Il Sonic Central è stata una bella presentazione, ricca di annunci, con un ritmo incalzante e pensata per soddisfare i fan di tutte le età. Peccato che quel reveal finale non mi va proprio giù. Se già i teaser che mostrano solo un logo sono degli annunci crudeli che lasciano appesi i fan per anni e anni, beh, questi pochi secondi di presentazione ci hanno lasciato con niente tra le mani, neanche un titolo, almeno finché Sega non ci ha messo del suo. Sonic Zip, Sonic Zap, Sonic Cats. Ieri ci siamo scervellati per capire cosa Sonic stesse cercando di dirci, poi per fortuna è arrivato un autogol clamoroso da parte di Sega,
a cui si sono aggiunti dei leak altrettanto interessanti. Sega infatti, mandando un comunicato stampa ad Eurogamer, ha svelato inavvertitamente il titolo del nuovo gioco, che a quanto pare si chiamerà Sonic Rangers. A poco è servito rinviare una seconda versione del comunicato che ometteva lo spoiler, ormai la frittata era stata fatta. In contemporanea alcuni dataminer hanno trovato nei metadati del video di presentazione in 4K delle stringhe di codice che fanno riferimento anche loro a un certo Sonic Rangers, confermando l'identità del progetto. Ma poracci, non è tutto. Perché a questo punto possiamo dare per buono un post apparso su 4chan a gennaio ad opera di un utente che dichiarava di aver fatto la game tester a una beta di un nuovo gioco di Sonic intitolato proprio Rangers. Ora, ci sono sia buone notizie che cattive. Le buone è che si tratta effettivamente di un nuovo Sonic in 3D, addirittura dall'impostazione open world, una strada mai percorsa da Riccio Blu. Il problema è che, secondo questo report anonimo, poi confermato in un post più recente, è che, pad alla mano, provare Rangers fu tutt'altro che un'esperienza piacevole, anzi, il tester ha definito il gioco come grezzo e poco rifinito, usando termini molto meno educati. Si trattava però di una demo in stato di pre-alpha e il testing sarebbe avvenuto più di un anno fa. Insomma, diamo un po' di fiducia a Sega, in fondo di Rangers ancora non abbiamo visto nulla e io sì, ci voglio credere in un nuovo Sonic 3D degno di questo nome. E poi, male che va, oh, ci teniamo la remaster di Colors. E chiudiamo parlando della revisione di un'altra console, questa volta la PlayStation 5. Come, direte voi, neanche si trova in giro e Sony sta già pensando a un nuovo modello? In effetti, sì, poracci, anche se non si tratta di quello che credete. Nelle ultime settimane si è tanto parlato di una possibile revisione di PS5, non tanto nel design, ma più che altro nelle componentistiche interne. Secondo alcune indiscrezioni, Sony starebbe pensando di cambiare alcuni elementi della sua console per agevolare il processo produttivo nel tentativo di rientrare così in pari con la domanda del pubblico. E sembra che effettivamente stia accadendo qualcosa del genere. Il business analyst Roberto Serranò ha infatti evidenziato come Sony abbia brevettato un nuovo modulo di comunicazione wireless che sarà inserito all'interno di una nuova revisione della console, che presenta un seriale diverso da quello in commercio ora. Questo cosa significa? Vedremo una PS5 Slim a breve? Oppure una console dal design diverso? O magari una PS5 Pro in grado di ottimizzare le prestazioni della next gen di Sony? Niente di tutto questo, semplicemente Sony sta apportando delle piccole modifiche al suo hardware, dei cambiamenti impercettibili di cui il consumatore medio non verrà mai a conoscenza. Per capirci, è una pratica comune e sono tantissime le console che sono andate incontro a revisioni più o meno invisibili. Non mi aspetto grandi stravolgimenti in casa Sony, al massimo un'ottimizzazione della ricezione del segnale Wi-Fi. E dopo due live e due video in due giorni, direi che è giunto il momento di salutarci. Poracci, come al solito, vi aspetto nei commenti per discutere assieme di tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Vedremo Switch Pro a breve? Sonic Rangers sarà un open world a fetecchia? Aloy è sotto cortisone? Tante domande e non mi resta che augurarvi un buon weekend. Mi raccomando, riposatevi e noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Io sono il Poro Pro, Michele Rangers, ciao!